Carissimi amici, buonasera e benvenuti o bentornati sul canale per i patetici digitali. In questo breve video cercheremo di scoprire insieme come, secondo il filosofo David Hume, avviene il nostro processo di conoscenza, cioè come avviene il ragionamento dell'uomo. Che cosa sono quindi le impressioni semplici e le impressioni complesse? E quale spazio ha all'interno del nostro processo conoscitivo la memoria e quale spazio ha la fantasia? Intanto precisiamo che il filosofo Hume constata che il metodo di conoscenza della natura proposto da Bacone e da Newton sia un metodo così solido da doverlo applicare anche alla natura umana. Hume vuole fondare la scienza dell'uomo su basi sperimentali. È convinto che la scienza dell'uomo sia ancora più importante della scienza della natura, quindi della fisica e di tutte le altre scienze che, a suo avviso, dipendono in qualche modo proprio dalla natura dell'uomo. Quindi per Hume, comprendere la forza dell'intelletto, del ragionamento, la natura delle idee, ci indurrebbe a fare progressi in tutti gli ambiti del sapere. Scrive Hume che nessuna cosa può essere risolta con certezza se prima non ci rendiamo padroni di quella scienza, accingendoci a spiegare i principi della natura umana. Ma in questo modo, cioè costringendo la natura umana negli stretti ambiti del metodo sperimentale, rischiamo di ridurre la natura umana a natura semplicemente animale, cioè rischiamo di privare la natura umana di quella sua specificità, diciamo, spirituale e anche razionale. Per Hume, tutti i contenuti della mente umana sono percezioni. E queste percezioni possono essere intese come impressioni e idee. Dove sta la differenza? La differenza tra queste due forme è data dalla forza con cui si presentano alla nostra mente ed è data anche dall'ordine o dalla successione temporale con cui ci si presentano. Faremo anche degli esempi, ma intanto diciamo che Hume ritiene che le percezioni che si presentano con maggior forza e violenza alla nostra mente sono impressioni. Ad esempio, le sensazioni, le passioni, le emozioni. Le idee invece sono immagini illanguidite delle impressioni. Ne consegue quindi una drastica differenza, secondo Hume, tra sentire e pensare, che viene proprio ridotta al grado di intensità. Sentire consiste nell'avere percezioni più vivaci, le sensazioni, insomma, mentre il pensare consiste nell'avere percezioni più deboli, le idee. Ogni percezione è dunque, diciamo, doppia, sentita in modo vivace e pensata in modo più debole. Quindi l'idea dipende dall'impressione o viceversa. Per Hume non c'è dubbio, l'impressione è originaria, mentre l'idea è dipendente dall'impressione. Hume scrive che considera l'ordine del loro presentarsi come fondamentale. Trova infatti una costante esperienza nelle impressioni che precedono le idee corrispondenti. Vi avevo detto che vi avrei fatto un esempio. Ad esempio, infatti, per dare a un bambino l'idea del colore scarlatto o dell'arancione, io prima gli procuro queste impressioni e ovviamente non commetto l'assurdo di cercare di produrre in lui le impressioni eccitandone le idee.
Le nostre idee, presentandosi, non producono le corrispondenti impressioni. E noi non possiamo percepire un colore o provare una sensazione semplicemente col pensarci. Invece vediamo che un'impressione, sia mentale che corporea, è sempre seguita da un'idea che le somiglia, differente per forza o per vivacità, come dicevamo prima. Questo è il primo principio della scienza della natura umana, che possiamo enunciare in questo modo: tutte le idee semplici provengono dalle loro corrispondenti impressioni. Quindi le impressioni, ripetiamo, sono originarie, mentre le idee sono dipendenti dalle impressioni. Le impressioni possono essere semplici, come il rosso, il caldo. Le impressioni complesse, invece, sono ad esempio una mela. Le impressioni complesse ci sono date immediatamente come tali. Invece, le idee complesse possono essere copie delle impressioni complesse, ma possono anche essere risultato di combinazioni molteplici del nostro intelletto. Infatti, oltre alla facoltà della memoria che riproduce le idee, noi abbiamo anche la facoltà dell'immaginazione. E in che cosa consiste? Consiste nella capacità di combinare in vario modo le idee tra loro. Le idee semplici si aggregano non solo per la fantasia, ma anche sulla base di principi che risultano conformi in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Fra le idee c'è una forza, il principio di associazione. Cioè, questo principio di unione delle idee non è indissolubile. E questo principio di unione delle idee ricorda un po' la forza di gravitazione di Newton, che unisce fra loro i corpi fisici, anche se di carattere differente. Insomma, si tratta di una dolce forza che si impone ed è la causa per cui le lingue hanno tanta corrispondenza tra loro. La natura sembra indicare a ognuno le idee semplici più adatte a essere riunite in idee complesse. Le proprietà che danno origine a questa associazione sono tre: rassomiglianza, contiguità nel tempo e nello spazio, causa ed effetto. Ad esempio, quando penso al fuoco, sono inevitabilmente portata a pensare al calore, oppure al fumo che sprigiona. Questo, spiega Hume, sono i principi di coesione o di unione fra le nostre idee semplici e nell'immaginazione tengono il posto della connessione indissolubile con cui sono unite nella memoria. Vi è insomma una specie di attrazione che ha effetti straordinari sia nel mondo naturale che nel mondo mentale. Quindi di ogni idea, per Hume, è necessario additare la relativa impressione. In un prossimo video vedremo in che cosa consiste, da parte di Hume, l'analisi critica sulle idee di sostanza, modi e relazioni. Carissimi amici, spero che questo video possa esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like e vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale per essere aggiornati sui prossimi contenuti. Grazie e buona serata a tutti.